biodiversità è riconosciuta come un patrimonio fondamentale per la stessa vita, come un bene da tutelare dal rischio di erosione. Per quanto riguarda l'agricoltura di montagna, è interessante poi approfondire il tema della diversità genetica nella zootecnia. Tema questo su cui si sta interessando e su cui sta lavorando anche la ricerca. Ne parliamo con Heidi Haufe del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. La biodiversità genetica nella zootecnia è importante per alcuni motivi. Prima di tutto è importante per noi come cittadini, perché una biodiversità di nutrizione e dei prodotti tipici della zona ci possono offrire una dieta molto varia e buona per noi, perché questi prodotti tipici fatti del latte e della carne trentina ci mantengono anche la micro biodiversità dentro di noi. Il mio lavoro si focalizza su una razza particolare, la razza rendena bovina. E questa razza è tipica delle valle è custodito e allevato nelle valli nella parte occidentale del Trentino. E questa razza, dai nostri studi in collaborazione con l'Università di Piacenza, ci fa vedere che è più vicino alle razze svizzere, cioè la bruna alpina. Però, molto importante questo, la variabilità genetica che contiene la razza rendena in Trentino è unico, non è uguale a nessun'altra razza nel mondo. Ha una variabilità genetica un po' diversa dalle altre razze e quindi è una risorsa genetica che ha solo Trentino. La razza rendena è una razza come altre razze alpine, una bovina abbastanza piccola e con i piedi molto buoni, quindi riesce a muoversi, a andare a cercare i pascoli in alta montagna dove il terreno è un po' difficile. È una razza selezionata da migliaia di anni perché è una razza in cui dà una latte buona, non di tanta quantità ma di un'altissima qualità, e dà anche una carne buona, quindi è una razza che serve queste due necessità della gente. È importante conservare questa biodiversità che abbiamo perché ci potrebbe servire per il futuro. I nostri studi hanno fatto vedere che questa razza è stata selezionata per il latte e per la carne. Abbiamo visto dei geni in questa razza che sono selezionati diversamente di altre razze. E quindi lo sappiamo tutti che andiamo verso un cambiamento climatico e questi geni, questa variabilità genetica potrebbe servirci nel futuro per creare nuove razze, nuovi ibridi, razze che vanno bene nelle nostre nuove circostanze. Quindi questo ci dà la sicurezza di cibo nel futuro. Dà ovviamente anche lavoro, continuo lavoro alla gente, e crea un'agricoltura sostenibile, non solo per adesso ma anche nel futuro, specialmente perché i prodotti che produce questa razza sono di alta qualità. Il nostro progetto Rendena Gen, in collaborazione, come ho detto, con l'Università di Piacenza, ma anche con l'Università di Padova, che si interessa, collabora vicino alla Federazione Provinciale Allevatore per il miglioramento genetico, e l'Associazione ANARE, che è l'Associazione di Allevatori della Razza Rendena. Stiamo studiando proprio la variabilità genetica che è contenuta in questa razza, come è diverso di altre razze, e anche una cosa interessante di dove viene la storia della razza. I risultati di questo progetto saranno trasmessi sia ad ANARE che alla Federazione Provinciale e anche all'Università di Padova, che li utilizzeranno per aiutare gli allevatori a gestire bene le loro allevamenti.